Raga, ma come faccio a buttare questo contenuto contro un finalista regionale RLCS? È contenuto perché il mio compagno di squadra era fortissimo, me lo ricordo. Era da PS4, a parte un po' tossichello, però non fa niente. Era anche top mondiale, altissimo su PS4 quando giocava e passava a PC da un sacco di tempo. È sempre più una bestia. Quindi un contenuto incredibile. Bello è che il finalista RLCS sta anche in team con uno. Chissà chi cazzo è, un altro arabo come a lui. In realtà pure il mio mate arabo, infatti. Tutti e tre arabi in una lobby, olè. Occhio a T7 LM, il pazzo. Bravo. Attenzione. Attenzione. Ce l'ho easy. Boom. Allora. Andiamo con calma. Aspettiamo T7 LM che possa fare questa pushata al King dei Settembrioni. Il King di Benevento invece fa una finta sotto. Bello sto 50 dunk, come cazzo si chiama, non lo so. 100 di busto, perfetto. Pinch, godo. È una bestia, ragazzi. Fortissimo il mate. Sì, in pratica ogni partita è un contenuto a questo rank. Non si può giocare. Ogni partita trovi i falchetti. E questi sono anche bei punti, eh. 10 o 11 dovrebbero essere. Non mi lasciare, lasciare. Rippa, mannaggia. Yaaa! Vabbè, dai, ho capito. Ma che sfiga. Ho fatto un bump eccezionale. Invece non è stato. Non è stato così. Piano, bump, bump, bump. E fuori uno. Allora. Lascia un po' Rakan qua sta palla. Beccati questo. Finta sotto. Pem! Gol! Ragazzi, sfruttiamo il bump per fare un gol incredibile. Ovviamente queste qua sono le qualità del King che voi non conoscete. Facile, facile, facile. Seguiamo al kickoff. 2-0 per noi. Dai. Bravo. Perfetto. Andiamo dietro. Mi ha bumpato sto merda. Vai di 7 LM. Sei proprio un fesso, fatelo dire. Vabbè, non a caso sei a questo rank come me. E tu me la passi, a posto, aspettiamo, aspettiamo. Questo dovrebbe essere easy per noi. Ya, ma che stanno facendo di là? Il tiki-taka, ya, ma che è sta cosa? Ma giocano un altro gioco questi? Ma per favore, ma che roba è? Rakan, chi sei? Uno smurf? No, 94 ore in 2 settimane. Gioca poco il ragazzo, mi dicono. Allora, 2-1 per noi. Lui ha bisogno di boost, quindi gliela passo alla mia sinistra. Mamma, che passaggio perfetto! Perfetto! Lui proprio sul boost, là. Fatti sto tiro, dai. Fa vedere un po' chi è il king. Vabbè, arriva il King però a chiuderla. Arriva il King a chiuderla! Detto. È facile. E segnaliamo anche Rakan perché ha provato a parare questa palla. Segnalato per ovvie motivazioni. Seguiamo con molta calma. Bravo. Oh. Finta! Finta! E come godo? No, non godo più, scherzo. Non ho boost. Madonna, immagina farsi anticipare da Rakan. Bumpalo. Aiuto! Oh! Madonna mia, che pre-jump qua. Aspettiamo Rakan. Il mega segone. Allora, 100 di boost, perfetto. Aspettiamo, aspettiamo. Olè. Ci possono essere smurf SSL, ovvio, perché l'SSL parte da 1875. Mettiamo caso, io sto a 2062 adesso. Se facessi un altro account dove sto a 1800, sarei smurf. Perché io sono in realtà 200 mmR sopra, capito? Comunque è smurf quello. Come se un diamante giocasse a Platino 1, sarebbe smurf. Bravo. Con un altro account parlo ovviamente. Molti pensano che l'SSL sia unico e basta. Cioè SSL, SSL. No, esistono gli MMR. Allora, bravo di 7LM. Bump, bump. No, vado dietro. Allora, con molta calma, con molta calma. Pariamo questo pallone. Pem! Andiamo a prendere il boost a 100 qua, mi fido. Raga, ma che è oggi? Tripletta per il King. Guarda qua, qua. Carriatina, eh? Poi ti insegno. Tira. Ok, vado. Guarda questo kickoffino. Pam. Vabbè, raga, però purtroppo non mi sto lavando. E questo è il problema. Ora che mi faccio una doccia sarà la fine, raga, ve lo dico. Gulam a metà. Caspita, caspita, caspita. Il giocatore RLCS, finalista del campionato del mondo, che flamma a me perché ho fatto una pushata da Bull Chaser. Ok, campione, va bene. Caspita, caspita, caspita. Caspita, caspita, caspita. Lo scrivo anche io adesso. Ah. GG. Del. No! Molti si chiederanno cosa vuol dire. Ha scritto del RL. Ha abbreviato delete RL. Sarebbe cancella, disinstalla Rocket League. O comunque i pro player dell'RLCS la prendono sempre bene quando perdono, eh. Peccato, non hanno i giochi disponibili. Arabo, infatti, come dicevo. Vabbè, ragazzi, può capitare. I pro player che piangono. Flammoni, bravo, senza doccia. E anche merde. Quasi record MMR. Siamo live tutti i giorni su Twitch, link in descrizione. Venite a trovarmi. Un bacione, belli.
Vediamo se ci trovo un altro contenuto. Bella! Oh, raga. Zen è tipo top 5 mondiale. Ce l'abbiamo noi squadra, giochi nell'LCS, Yuki sta in extra LCS, Rizers era tipo top mondiale, anche in 1v1 mi ricordo. Raga, Zen è una bestia. Però ha già rotto le palle, onestamente. Io non ho boost. Alziamo questo pallone tatticamente, perfetto. Il metto questo ce l'ha easy, trust me. Ma è messa una lobby troppo alta, ti prego. 2400 il mio compagno. Io non sto manco a 2100. Già, ti prego. 2411 MMR. Questo non perde da una vita. Chissà se questa partita riuscirà a perdere con noi. Secondo me sì, non mi ci trovo a giocare con lui, che palle. Olè. Il boost non ce l'ho. Oppure missato, vaffanculo. È facile per noi. Bump, bump, no? Andiamo dietro piano piano. Ma che si lavano, raga? In sta lobby io mi lavo poco e so quello che si lava di più, figuratevi. Yugis, me la passi, grazie. Finta. Fibampo. Niente. Se perdo leva tanto. Ma non te lo so dire. Non più di 11 sicuramente, secondo me. Dopo vedo anche quanto è in top mondiale, credo sia top 3. No, top 5, sorry. Seguo. 1-0 per noi, raga, ha fatto un bel gollettino. Bampiamo sto fesso e la buttiamo in mezzo un'altra volta per lui. Speriamo tu possa concludere in rete, vediamo. No, ha perso il 50, devo stare attento qua, povero Yukis. Povero Yukis che verrà anticipato dal King così facilmente. L'alziamo. Raga, doppio tocco così. No, ho sbagliato. Mannaggia la miseria, volevo alzare, non così. Perfetto, bampo, bampo. Ma come? Ho perso il supersonico, mannaggia. Aspettiamo. Ok, questo è facile per noi. Sì, infatti chissà quanto stava cercando il game, Zen. Almeno un'oretta e mezza sarà. Ehi, passaggio dietro, involontario, va bene così. Bello, 2-0 per i boss. Vediamo se c'ha le ore visibili, ma non credo. No, infatti non c'ha le ore. Francesino. Allora, vado io al kick-off. Ci facciamo un kick-offino alla mia sinistra. E la madonna, che è sto lag? No, attenzione, ecco qua. La telecom fa danni, raga. C'ho i piccoli sbalzetti di King, di ping che danno un sacco fastidio. Anche di 3-4 di ping danno un sacco fastidio. Infatti me ne ero accorto che c'era qualcosa che non andava. Vabbè. Speriamo ci carri di non sentire questa cosa, speriamo. Piano piano. Olè. E finta. Perfetto. Dimmi che è bump. No, dietro. Allora. Zen può anticipare, dimmi di sì. L'ho tagliato, scusami, ma non mi sono fidato. Immagina non fidarsi di un 2400, però non lo so. Mi è presa la mancanza di fiducia. Allora, aspettiamo Zen che faccia sopra il flippino. Ula mammeta. Olè! 3-0, abbandonate, dai. Per favore, vi siete fatti segnare dal King di Benevento. Questo è... Che schifo. Allora, seguiamo al kickoff. Bravo Zen. Perfetto, lo spostiamo lateralmente. Olè! Spostiamo sto pallone con molta calma. E... preflippino, tattico uscito male e andiamo dietro. Piano. 1400 giorni senza doccia. No, che ti dico, uscirò da più tempo. Credo che siano i mesi senza doccia, 2400, non i giorni. Di poco. La buttiamo dietro? Ma! Raga, avevo fatto una giocata incredibile, scusatemi, eh. Ma che giocatina era uscita? Mi sa che era fuori, non lo so. GG, raga. Ma ora voglio vedere quanto mi ci ha dato. 7. Quanto ci ha dato? 7, infatti. E quanto stava il nostro mate? Era top 6 mondiale. Mamma mia, raga. Top 6 mondiale. Spettacolo. Un bacione. Ciao. Queste sono le clip del King.